Prima sconfitta in Superlega per l'ITAS Trentino in quello che era il primo turno infrasettimanale di questa regular season, quarta di campionato contro una Chiene Padova che arrivava da due vittorie importanti e che è riuscita a strapparne una ancora più importante forse alla BLM Group Arena. Dopo un primo set dominato da Trento 25-17, nel secondo Trento era comunque avanti, subisce l'infortunio di Alessandro Micheletto che cade male da un contrasto a rete con la caviglia destra, esce zoppicando dal campo, Trento va un pochino in tilt, mister Lorenzetti butta subito nella mischia Daniele Lavia, si giocava comunque con l'opposto Giulio Pinali dal primo scambio, ma Padova riesce a sfruttare meglio la situazione e vince ai vantaggi 30-28, e poi galvanizzata da questo pareggio va a vincere anche il terzo parziale, sempre ai vantaggi 26-24. Trento riapre la partita vincendo alla grande il quarto set 25-16 e poi pasticcia un po' nel finale di tiebreak, si va lunghissimi anche in questo caso, Trento spreca tre palle match e va a perdere 19-17. Migliore in campo è stato votato lo schiacciatore Mattia Bottolo che chiude con 19 punti personali, 2 muri punti e 3 ace per Trento, il 48% di attacco di squadra, 15 muri paga invece sul fronte degli ace, 7 quelli dell'ITAS contro i 10 di Padova. Ma andiamo a sentire al termine del match le parole dell'opposto Giulio Pinali e di mister Angelo Lorenzetti. Noi abbiamo combattuto nonostante qualche errore, qualche imprecisione nostra di gioco, abbiamo avuto qualche occasione non sfruttata, loro sono stati molto bravi invece, hanno sempre dato il tutto e per tutto, hanno fatto delle belle cose durante i set, durante anche i finali di set, è stata una partita combattuta, noi siamo contenti di questo. I ragazzi non hanno mollato nessun set perché i set che hanno perso hanno perso tutti ai vantaggi, è chiaro che del rammarico c'è, non si può essere soddisfatti dopo una sconfitta, però sono cose che, situazioni che squadre nuove devono vivere, abbiamo avuto una partenza molto buona ma anche il secondo set stavamo sopra come gioco pur non utilizzando tutte le occasioni back che avevamo, poi dopo l'infortunio di Ale un pochettino ci ha, e dobbiamo vivere anche quelle, ci ha condizionato, nel senso ci ha messo un po' di frenesia, però ripeto, i ragazzi non hanno mollato ed è questa la Superlega, quindi andiamo avanti per il nostro percorso.